Lindo il record di contagi, mai così dal 2 aprile. 183 casi in Campania in 24 ore preoccupano due nuovi focolai nel Salernitano. Uno legato a un ristorante cilentano, un altro a Mercato San Severino, per un pranzo di Ferragosto. Intanto a Benevento partono gli screening di massa per gli over 70. Cardiologa positiva, incubo Covid al Muscati, c'è preoccupazione all'ospedale di Avellino per il caso di una dottoressa contagiata dopo un viaggio al nord Italia. Chiuso temporaneamente il reparto, si attende l'esito dei tamponi sul personale sanitario. In ospedale è ricoverato uno straniero affetto dal coronavirus. Tragedia a Paestum, ciclista ucciso da un'auto, ancora una vittima della strada. Pietro Turco, noto artista e pittore salernitano di 67 anni, è stato travolto mentre era in bici. Al volante una 24enne di Eboli, per il ciclista non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sondaggio Ipsos, De Luca stacca Caldoro di 21 punti. Il governatore uscente viene indicato in netto vantaggio sul rivale del centrodestra. PD primo partito in Campania mentre la Lega crolla. Intanto Di Maio da Pomigliano rilancia il patto con il PD. Così possibile il cambiamento. Caso Paciolla, la procura ora ipotizza l'omicidio. Il cooperante napoletano trovato senza vita in Colombia sarebbe stato ucciso. Gli inquirenti non credono al suicidio, la svolta dei primi risultati dell'autopsia. Non si esclude che il cappio sarebbe comparso solo dopo la morte per simulare un gesto disperato. Sannio in lotta, noi mai sversatoio della Campania. Si allarga il fronte del no alla realizzazione del mega impianto di rifiuti alla periferia di Benevento, ma un'azienda ha già chiesto l'autorizzazione alla regione. In Irpini alle proteste non fermano lato, avanti con il biodigestore di Chianche. Buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione regionale del canale 696 TV 8 Channel. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con un ampio approfondimento dedicato all'emergenza coronavirus in Campania. Mai così tanti contagi dal mese di aprile, quando eravamo in pieno lockdown. 183 le persone infette in sole 24 ore. Preoccupano i due focolai individuati nel Salernitano. Uno è collegato ad un ristorante cilentano, l'altro è stato individuato a Mercato San Severino e si collega ad un pranzo di Ferragosto. Intanto partono gli screening di massa a Benevento per gli over 70 e De Luca chiede ai docenti di sottoporsi ai test serologici. Impennata di contagi da Covid-19 in Campania, non si registrava un numero così alto in una sola giornata, 183 i positivi dal 2 aprile scorso, una cifra record dall'inizio di agosto che coinvolge tutte le province. Quasi tutti i positivi sono ricavati da catene di contagio, molti legati al rientro dalle vacanze, ben 81 sul totale. In 10 municipalità napoletane è partita la distribuzione di mascherine e gel igienizzanti, una situazione che crea allerta anche sul territorio salernitano. 34 i nuovi contagi nelle ultime ore, preoccupano quelli legati a un ristorante di Caselle in Pittari, in Cilento. 12 positivi chiuso il locale, mentre 6 persone a Mercato San Severino avrebbero contratto il Covid dopo un pranzo a Ferragosto. A Benevento il comune corre ai ripari con uno screening di massa gratuito per gli over 70. Nel Casertano 6 nuovi casi ad Aversa, mentre il governatore De Luca invita i docenti a sottoporsi ai test sierologici. Voglio fare un appello al personale scolastico che ha dato una prova eccezionale di responsabilità. Mi permetto di chiedere ai nostri docenti di fare uno sforzo di sottoporsi tutti al controllo sierologico. E ancora coronavirus, torna l'incubo Covid all'ospedale Muscati di Avellino. Una dottoressa del reparto di cardiologia è risultata positiva, si attende il risultato dei tamponi a raffica tra personale sanitario e pazienti, ma non solo. C'è un ricoverato nel reparto di malattie infettive e un caso sospetto al pronto soccorso. Vediamo. È attesa all'ospedale San Giuseppe Muscati di Avellino per conoscere l'esito dei tamponi a raffica effettuati su personale sanitario e pazienti del reparto di cardiologia dopo il caso della dottoressa risultata positiva al Covid di ritorno da un weekend al nord Italia. Torna l'incubo coronavirus all'ospedale di Avellino. Il medico era stato sottoposto agli accertamenti di medicina preventiva e sorveglianza, benché asintomatico, ed è risultata positiva al Covid-19 3 i giorni in servizio dopo il weekend
al nord. I pazienti ed i colleghi con i quali è venuto a contatto sono stati immediatamente sottoposti ai test rapidi. Contemporaneamente la dottoressa ha lasciato il servizio per la quarantena. E sempre al Moscati stamattina è arrivato un paziente affetto da coronavirus. L'uomo è uno straniero ed è stato trasferito nel reparto di malattie infettive dall'ospedale di Pozzuoli. Mentre resta isolato un dipendente della provincia di Avellino nell'ala Covid del pronto soccorso. Il primo tampone effettuato al suo arrivo, quello rapido, ha dato esito positivo. Si attende adesso il risultato del tampone classico che arriverà tra questa sera o al massimo domattina. Febbre e tosse, i sintomi riscontrati e l'uomo resta sotto strettissima osservazione. Ancora non è chiaro quanti dipendenti della provincia siano entrati in contatto con il soggetto in questione. Nelle prossime ore verrà effettuata la sanificazione dell'intero Palazzo Caracciolo e sale a 57 il numero complessivo degli infetti in Irpinia. Gli ultimi casi si riferiscono a residenti nel comune di Baiano, Rocca Bascerana e Monteforte. Adesso la cronaca, ancora sangue sulle strade salernitane. Un ciclista di 67 anni è stato investito e ucciso a Pestum e intanto non ce l'ha fatta. Il 17enne rumeno coinvolto giovedì in un incidente con la sua moto ad Eboli. Ancora un incidente stradale, ancora vittime nel Salernitano. A perdere la vita questa mattina a Capaccio Pestum, un ciclista 67enne in vacanza a Licinella. La tragedia poco dopo le 7 in via Porta Giustizia. Pietro Turco era in sella alla sua mountain bike quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un'auto guidata da una 24enne di Eboli. L'uomo è stato sbalzato con violenza sul parabrezza della vettura, finendo poi sull'asfalto. Soccorso dai volontari dell'unità rianimativa della Croce Gialla di Agropoli, per lui non c'è stato nulla da fare. Sarebbe morto sul colpo a causa di un grave trauma cranico. Il noto artista e pittore salernitano abitava nel quartiere residenziale di Salabagnano. Non aveva con sé documenti a riconoscerlo la moglie e il cognato. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, che hanno avviato le indagini. Il magistrato di turno ha disposto l'esame esterno sulla salma. La giovane alla guida dell'auto, che si è fermata in aiuto del 67enne per chiamare i soccorsi, rischia ora un'accusa per omicidio stradale. Stava raggiungendo delle amiche alla stazione ferroviaria. Intanto si è spento in queste ore all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno il 17enne ebolitano di origine rumene Domenico Anzei, che nella serata di giovedì era finito con la sua moto contro un furgone. Mentre ricoverato in gravi condizioni a Vallo della Lucania, un turista napoletano finito con il suo scooter in un dirupo a Castellabate. Ancora cronaca, c'è apprensione nel Sannio per la scomparsa di Mario Ascione, 43 anni, di San Nicola Manfredi. L'uomo si è allontanato da un paio di giorni da casa sua e non ha più dato notizie. Nella serata di ieri un congiunto ha denunciato l'allontanamento e sono scattate le ricerche in tutto il Sannio. L'ultimo avvistamento lungo Corso Garibaldi a Benevento all'alba di venerdì. A chiunque abbia notizie dell'uomo viene chiesto di allertare immediatamente le forze dell'ordine. Dovrà rispondere di porto abusivo di arma da taglio, lesioni aggravate il 16enne di Sperone, accusato di aver ferito a coltellate un 20enne di Casalnuovo. L'aggressione è avvenuto nel corso centrale del paese al termine di una lite per motivi passionali. Stando a quanto ricostruito, il 16enne avrebbe sfidato in strada il suo rivale e dopo l'animata discussione lo avrebbe colpito con un fendente al torace. Per le lesioni riportate il 20enne ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari di Avellino. Il 16enne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Napoli. Adesso parliamo dei sondaggi che ci avviano verso le regionali di settembre. La gestione dell'emergenza Covid fa volare De Luca. Nell'ultima rivelazione Ipsos, il governatore stacca di oltre 20 punti Stefano Caldoro. Nel centrodestra, Forza Italia, primo partito con la Lega ferma al 3%. Intanto Di Maio ha fatto tappa nella sua Pomigliano per lanciare la campagna elettorale del candidato sindaco, che è sostenuto anche dal popolo dei Dem. L'effetto coronavirus e la gestione dell'emergenza continuano a premiare Vincenzo De Luca. Il governatore vola nei sondaggi. L'ultimo, realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, lo vede nettamente in vantaggio rispetto agli avversari con un distacco di 21 punti, oltre il 50% dei consensi. Caldoro è attestato al 29%, terza alla Ciarambino intorno al 15%. Lontanissimi gli altri competitor, primo dei quali Giuliano Granato di Potere al Popolo con poco più del 2%. Interessanti i dati con la stima dei consensi alle singole liste. Nel centro-sinistra
PD al 19%, seguito al 12% dalla compagine di Luca Presidente. I democratici dovrebbero essere così il primo partito in Campania. Nel centrodestra, invece, Forza Italia manterrebbe la leadership nella coalizione arrivando al 14%, seguita da Fratelli d'Italia al 10%. Secondo Ipsos, male la Lega, che supererebbe di poco il 3%, dietro anche la lista del presidente Caldoro con l'UDC. Intanto, il leader 5 Stelle Luigi Di Maio, ieri sera nella sua Pomigliano d'Arco, ha lanciato la sfida del candidato sindaco Gianluca Del Mastro, sostenuto anche dal PD. Primo esempio della trasposizione sui territori dell'alleanza di governo. Noi non caliamo e non dobbiamo calare mai nessuna decisione dall'alto. Ma se c'è un territorio pronto a fare questo, e questa piazza lo dimostra qui stasera, se c'è un territorio pronto a cambiare insieme, io non solo lo sostengo, non solo tifo per questo territorio, ma credo che sarà un'occasione per dimostrare che c'è anche un altro modo per cambiare le cose. Concetto ribadito dai 5 Stelle con l'aspirante governatore Valeria Ciarambino, anche lei a Pomigliano con Di Maio, pronta ad allargare l'alleanza col PD anche alle amministrative di Napoli. Laddove si riescono a trovare delle comunanze di intenti con forze politiche, in questo caso il PD, con cui stiamo lavorando bene a livello nazionale, allora ben venga poter lavorare insieme, se questo significa magari appunto restituire a Napoli una dignità che l'ultima amministrazione le ha completamente rubato. Adesso andiamo a scoprire il piano per l'edilizia popolare lanciato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella a Napoli, che ha colto l'occasione, quella dell'incontro, per rilanciare la sua proposta, posticipare l'apertura delle scuole ad ottobre. Il sostegno a De Luca nasce da un rapporto istituzionale serio e dalla necessità di superare questo momento, che è uno spartiacque. Parla anche della scelta di sostenere il governatore uscente De Luca, il leader di Noi Campani, Clemente Mastella, a Napoli per la presentazione dei candidati della sua lista. Il sindaco di Benevento lancia anche la proposta di progettare un grande piano Fanfani di edilizia popolare in Campania, con la costruzione di nuovi alloggi e la manutenzione di quelli esistenti, utilizzando parte dei fondi europei assegnati all'Italia con il Recovery Fund. L'ex guardasigilli poi torna anche sulla volontà di multare Salvini per non aver indossato la mascherina nel suo comizio a Benevento. Non una multa ad personam, chiarisce, si eleveranno anche altre contravvenzioni a chi non ha rispettato le norme. Infine rilancia la sua proposta di ritardare l'apertura dell'anno scolastico all'inizio di ottobre. Altre mamme dicono: noi non mandiamo i bambini fino a quando ci danno i banchetti. Allora tanto vale, anziché questo sprezzo, come dire, gli altri aprirono aprile 14, meglio aprire, diciamo, dignitosamente a inizio ottobre. Quindi come tale il mio invito anche al Presidente della Regione di arrivarsi a questo. Devo dire, io non so se costituzionalmente riguardi i sindaci per ordinanza, credo di no, a riguardo, se fosse possibile lo farei, però invito il Presidente della Regione, il Ministero, la Pubblica Istruzione e il Governo a pensarci prima. Quindi iniziamo il 14 di il primo di ottobre, ecco, per quanto riguarda la scuola. Intanto il PD irpino presenta la lista per le regionali, spicca l'assenza dell'unico deputato Dem, Umberto Del Basso De Caro, sostiene Petitto e accusa dal partito scelte incomprensibili. Verso le regionali il PD di Avellino prova a lanciare segnali di unità, ma non sfugge a nessuno che l'unico deputato Dem, Umberto Del Basso De Caro, ha snobbato questa mattina la presentazione della lista per lanciare invece la candidatura con davvero di Livio Petitto. Il percorso messo in campo dal PD, ha affermato il parlamentare beneventano, è stato quantomeno tortuoso. Le scelte sono incomprensibili perché sono contrarie agli interessi del partito. Insomma, ognuno porta l'acqua al proprio mulino e noi dimostreremo quanti voti vale la lista di davvero. Insomma, certo, non è che provengano dal mondo della luna questi voti, no, mi pare che dal PD escono fuori. Da via Tagliamento replicano il commissario Aldo Cennamo, peraltro in odore di dimissioni, e Rosetta D'Amelio, ricandidata con Maurizio Petracca, e con le new entry l'amministratore di Alto Calore Michelangelo Ciarcia e la giovane presidente del Consiglio Comunale di Grotta Minarda, Antonella Meninno. L'onorevole De Cara ha tanta esperienza e credo che anch'egli si dovrà porre il problema di come si costruisce insieme alle altre sensibilità un clima di partecipazione unitaria. Se ciascuno privilegia i propri egoismi, è evidente che la prospettiva dell'unità, della sintesi unitaria in un partito plurale, si allontana e non si avvicina.
Io sono stata per ben due volte non candidata nelle liste del PD, nonostante accordi nazionali, ho sempre votato PD e sono stata a disposizione del mio partito. Adesso parliamo del caso Paciolla, i primi risultati dell'autopsia sulla morte del cooperante ONU di Napoli trovato senza vita in Colombia svelano scenari inquietanti. La procura ipotizza l'omicidio, quel cappio intorno al collo sarebbe stato stretto intorno al ragazzo per inscenare un gesto volontario. Sarebbe stato impiccato dopo la sua morte, quel cappio intorno al collo gli sarebbe stato stretto per inscenare un suicidio, un gesto volontario. La Procura di Roma ora indaga per omicidio sulla morte di Mario Paciolla, il cooperante dell'ONU, trovato impiccato lo scorso 15 luglio nella sua casa in Colombia. Qui lavorava come osservatore. Un primo risultato dell'autopsia eseguita sul corpo del 33enne napoletano ha rivelato che la morte non sarebbe avvenuta per asfissia da impiccagione. Ora si aspettano i risultati finali degli esami tossicologici e altre verifiche tecniche. Troppe le anomalie che erano già emerse da subito: la scena del crimine, l'appartamento del ragazzo sarebbe stata alterata e molti oggetti personali di Mario sarebbero scomparsi, tanto che a 15 giorni dalla morte quattro poliziotti colombiani erano finiti sotto inchiesta per intralcio alla giustizia. Mario lavorava al progetto di pacificazione tra governo e FARC e di riqualificazione di aree utilizzate dal narcotraffico. La famiglia non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio. Mario, che aveva un biglietto in tasca per tornare a casa, era apparso molto preoccupato per aver scoperto qualcosa. L'aveva detto ai suoi genitori ed era deciso a tornare a Napoli. Il suo rientro era previsto in poche ore. In quell'appartamento, come aveva denunciato un'amica di Paciolla giornalista, sarebbero stati prelevati soldi, carte di credito, passaporti, una macchina fotografica, materiale informatico e diverse agende e anche alcune fotografie. 10 anni di violenze mai denunciate per paura che i maltrattamenti potessero addirittura aumentare. Ieri però in località Varcaturo la lunga storia di una donna vittima di vessazioni è finita con l'arresto del marito, un 51enne di origini bulgare già noto alle forze dell'ordine. Sono stati i carabinieri di Varcaturo allertati da una chiamata al 112 ad intervenire in casa dei due, sorprendendo l'uomo in evidente stato di ebbrezza mentre la moglie era col volto tumefatto e in lacrime. La donna ha raccontato di essere vittima di vessazioni da oltre 10 anni. Il Sannio non diventi nuovamente la pattumiera della Campania come è accaduto anni fa con le discariche. Questo l'appello che arriva da Benevento dopo che un'azienda ha richiesto alla Regione l'autorizzazione per un maxi impianto di biocompostaggio. L'impianto da 110.000 tonnellate per il trattamento di rifiuti organici che si vorrebbe realizzare nella zona industriale alle porte di Benevento continua a suscitare polemiche politiche e istituzionali. Ieri Confindustria di Benevento ha fatto sapere di essere al fianco delle aziende agroalimentari insediate da anni a Ponte Valentino e che ora con l'ipotetico arrivo dell'impianto, che prevede anche un piccolo termovalorizzatore, potrebbe mettere a rischio le eccellenze prodotte in quell'area. E dopo il botta e risposta politico e anche istituzionale sulle competenze, ora la Regione dovrà analizzare la richiesta di autorizzazione, che però potrebbe essere immediatamente allontanata se l'ATO presentasse il piano provinciale per i rifiuti. Un miraggio per la provincia di Benevento che non riesce ad uscire dall'impasse provocato anche dal fermo dello Stir, interessato anni fa da un incendio. L'impianto, quello di Casalduni, per il quale la Regione ha messo ora a disposizione 12 milioni di euro per la riconversione e per trattare proprio quei rifiuti che vorrebbero invece lavorare ora ai privati. Il consigliere provinciale Ruggiero, che una settimana fa ha sollevato il problema, lancia ora un appello a politica e istituzioni. La politica deve determinare se il Sannio è il luogo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania oppure il Sannio può essere autosufficiente come dice il piano. Questo è il senso della riunione di oggi, perché oggettivamente anche la Regione non può mantenere autorizzazione questi impianti sapendo che ha un piano che dice ben altro. Il giorno dopo la manifestazione contro il biodigestore a Chianche in provincia di Avellino parla il presidente Autorifiuti Valentino Tropeano, che dice a 696: non arretro, ma se qualcuno mi porta valide alternative siamo disponibili a valutarle. Ci racconta tutto Angelo Giuliani.
Come ATO abbiamo fatto il nostro dovere e siamo pronti a chiudere con il biodigestore il ciclo dei rifiuti. Se poi qualcuno ha soluzioni alternative concrete a Chianche, le porti e le valuteremo serenamente. Il presidente Valentino Tropeano non si fa fermare dalle proteste di ieri contro il mega impianto per il trattamento dei rifiuti nella terra del Greco di Tufo. Proseguo sulla mia strada. L'ATO continua ad andare avanti, è chiaro che non è che possiamo, diciamo, andare avanti e indietro a seconda di quelli che sono gli umori. Noi facciamo il nostro lavoro, lo stiamo facendo nella massima trasparenza possibile e continuiamo a operare. Quello che fa male sono le mistificazioni, si può essere d'accordo o contrari, ma non accetto bugie su Chianche. Parlano di distanze di 20 metri, parlano di abbruciamento, di caldaie a carbone, parlano di cose che non stanno né in cielo né in terra. E questo mi fa capire che forse gli argomenti non ce li hanno. Una convocazione dell'assemblea dei sindaci per ridiscutere il sito? Ben venga, ma aspetta, al sindaco Festa. Con Festa c'ho un ottimo rapporto. Se Festa ha una proposta diversa, alternativa, me la dica e io sono a disposizione, io e l'intero consiglio a rivedere. L'unica cosa è che su Chianche c'è già un finanziamento, c'è un finanziamento pubblico, ma se su questo lo si vuole perdere quel finanziamento e si vuole andare da qualche altra parte, a Piano d'Ardine, a Montella, a Domicella, a Savignano, lo dicano e lo valuteremo. Io sono aperto a questa discussione. A me interessa che si chiuda il ciclo integrato dei rifiuti. Questa è la cosa che è fondamentale. Adesso parliamo del teatro dietro le sbarre, del teatro in carcere e guardiamo quello che avviene, cioè il riscatto dei detenuti nell'istituto detentivo di Eboli. Ripartire dopo il confinamento, investendo in una finalità dall'altissimo valore sociale oltre che artistico. Riprendono in presenza, con tutte le cautele del caso, le attività dell'associazione Scena Teatro di Salerno presso il carcere di Eboli, un teatro senza barriere che dopo i corsi online a causa del Covid ora torna in presenza a partire dal mese di settembre. Finalmente, sì, finalmente ripartiamo, ripartono le nostre passioni, ci riprendiamo i nostri spazi e partiamo proprio da uno dei fiori all'occhiello di Scena Teatro, ecco, il teatro terapia, non bisogna avere paura della parola terapia. Con il lockdown noi abbiamo avuto un po' di problemi perché io non potevo più raggiungere il carcere, però la direttrice, la dottoressa Felaco, ha avuto la lungimiranza di chiedere l'autorizzazione di continuare le lezioni online, quindi fondamentalmente io non ho mai abbandonato i ragazzi, però adesso da settembre, dal primo di settembre, che ripartono tutte le attività di Scena Teatro, abbiamo chiesto l'autorizzazione di far entrare all'interno del carcere una piccola telecamera, abbiamo fatto riprendere tutte le prove, tutti i pezzi che loro avevano preparato e poi noi dall'esterno in fase di montaggio abbiamo costruito questo piccolo cortometraggio in modo da avere un progetto finale. Continuano questo progetto e poi da gennaio loro lavoreranno sulla drammaturgia, cioè scriveranno quello che vorranno poi portare in scena a penso luglio o giugno. Intanto l'Irpinia rievoca la memoria dolorosa del terremoto del 1980 nella suggestiva cornice dell'abbazia del Goleto, con una mostra di Ortenzo Zecchino e sulle note di Enzo Avitabile. Ci racconta tutto Gianni Vigoroso. Sembra ieri, ma di anni ne sono passati 40 da quella triste domenica del 23 novembre 1980. Fra 3 mesi ricorre l'anniversario del disastroso terremoto che sconvolse l'Irpinia e Sant'Angelo dei Lombardi rievoca la storia e lo fa questa volta con largo anticipo. Pensiamo che la riflessione, i racconti, la memoria su quello che è stato debba avere un respiro e quindi debba durare un po' più che solo qualche settimana o addirittura un solo giorno. È un momento di ricordo, di memoria, di rivisitazione di propri ricordi, è un momento forte di identità di territorio. Memoria e cultura, una serata dedicata al confronto impreziosita dall'affascinante mostra fotografica di Ortenzio Zecchino. È un omaggio, potremmo dire, alla civiltà contadina. Molte delle immagini parlano di cose che non esistono più, perché dal tempo della fotografia ad oggi il degrado ha ulteriormente contribuito alla scomparsa. Buon salvatoci, guarderà con. Ed è un'Irpinia ferita, ma coraggiosa, forte, quella che ha voluto raccontare attraverso la musica Enzo Avitabile. Io sono molto felice di essere qui,
perché è un po' quello che vive il mondo in questo momento, no? Il mondo vuole rinascere, deve ricostruire il suo nuovo giorno, e l'Irpinia è questo, è una terra che è rinata, è sempre rinata, ogni giorno ha scritto la sua storia. Intanto a Benevento ha conquistato la platea di Città Spettacolo Francesco Gabbani ieri sul palco del grande evento della Kermesse che prosegue fino a domenica. Veramente grazie di cuore, complimenti per aver avuto il coraggio, nonostante i tempi e il periodo che stiamo vivendo, comunque di darci la possibilità di passare queste fantastiche serate insieme, di emozionarci insieme. Il racconto di un viaggio, quello sulle scene, inedito acustico tour 2020 di Francesco Gabbani, è una confessione al pubblico ma anche alla coscienza dell'artista che ieri sera ha conquistato gli spettatori della 41esima edizione di Benevento Città Spettacolo, praticamente l'ultimo grande appuntamento di Piazza Castello dopo l'annullamento dei concerti di Gioielliere e Gali che sembra non saranno sostituiti da altri spettacoli. Ieri sera Piazza Castello ha goduto di un evento sincero ma ricercato, raffinato ed elegante, musica tanta attraverso la narrazione della carriera dall'amico Fritz al blues di Sweet Home Chicago e fino ai successi di Sanremo. Da parte mia è tutto, grazie a Michele Urciolo in regia, vi lascio le previsioni del tempo, poi c'è il TG Sport con in studio Angelo Giuliani.